dalla Pizza Fest degli anni passati alle Olimpiadi della Verace Pizza Napoletana. Alla Città della Scienza di Bagnoli, per la pizza è cominciato un percorso più specialistico che approfondisce temi come i prodotti, la preparazione e la chimica, con workshop e seminari in cui si parla di impasto, di batteri e di lieviti. All'organizzazione della convention internazionale dell'Associazione Verace Pizza Napoletana hanno collaborato l'Università Federico II di Napoli e lo Slow Food Campania. Durerà 3 giorni e si concluderà il 5 luglio. È stata l'occasione per incontrare tutti i nostri associati del mondo. L'Olimpiade è anno zero, significa che tutti i pizzaioli del mondo si confronteranno e chiaramente ci sarà un primo premio per chi, per quella nazione che avrà totalizzato il punteggio maggiore. Saranno anche codificati i prodotti migliori per la preparazione del più famoso piatto napoletano del mondo, che è pronto ora per partire anche in tour per l'Europa, da Parigi a Londra, da Madrid a Berlino, dove saranno selezionati i concorrenti per le prossime edizioni. E l'aspetto promozionale, oltre che per indiscutibili questioni di gusto e per far conoscere le eccellenze della gastronomia campana, conta molto anche per le aziende del territorio ed il turismo. Alla gara vera e propria, intanto, partecipano circa 100 pizzaioli di 4 continenti diversi, valutati da una giuria composta da chef campani, maestri pizzaioli, docenti universitari ed esponenti del mondo accademico e culturale, attraverso una scheda di degustazione e di analisi sensoriale. Era importante incontrare i nostri amici di tutto il mondo in una convention a Napoli, che è la capitale della pizza, per chiarire questo che è stato da sempre l'emblema della nostra associazione: difendere la paternità della pizza alla città di Napoli. Se ne possono dire quanto se ne voglia, la pizza è nostra, non ha inventori, non ha padri, non ha padroni, è il frutto della genialità del popolo napoletano, perché veramente chi ha fatto la prima pizza non lo sa nessuno.